Vai. Pronto, buongiorno, benvenuto a questo importante incontro promosso da Unione Camere Calabria che si colloca nell'ambito delle iniziative del nostro punto Desk Enterprise. A voi tutti porgo il mio personale saluto in qualità di responsabile dei servizi di Unione Camere Calabria, ma innanzitutto riporto i saluti istituzionali del nostro presidente Klaus Algeri e del nostro segretario Erminio Giorno. Vi volevo solo ricordare che in questo particolare momento tutto il sistema camerale, sia regionale che nazionale, si mostrano accanto alle imprese per cercare di superare questo momento veramente difficile. Non rubo altro tempo, passo la linea alla dottoressa Di Girolamo che farà il suo intervento tecnico. Buongiornata. A lei la parola, dottoressa. Mi scusi, non si sente, dottoressa. Adesso colleghiamo la dottoressa, soltanto un attimo. Ecco qua, puoi andare. Posso andare? Sì, Grazie. prego. Ok. Allora, buongiorno a tutti. In questa seconda parte del webinar ci occuperemo di etichettatura dei prodotti non alimentari, entrando nello specifico di particolari categorie di prodotti, che sono i prodotti elettrici, i dispositivi di protezione individuale, i prodotti cosiddetti generici, i giocattoli, i tessili e le calzature. Illustreremo in modo sintetico le norme che disciplinano questi prodotti in modo da poterli vendere bene in sicurezza sia nei confronti del consumatore ma anche nei confronti degli operatori commerciali per evitare di incorrere in infrazioni. Dunque, è chiaro che l'etichetta è il passaporto di un prodotto. Come per il settore alimentare, anche per altri prodotti, esistono delle normative specifiche che prescrivono in modo puntuale quali debbano essere gli elementi informativi presenti sia sul prodotto e sull'etichetta, come nel caso ad esempio della marcatura CE, ma anche a corredo del prodotto stesso, come nel caso delle avvertenze e delle istruzioni d'uso, che, sottolineo, sono parte integrante dell'etichettatura di questi prodotti che andremo a vedere. Allora, a livello europeo, esiste un articolato quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti che regolamenta la libera circolazione delle merci nell'Unione Europea. Lo scopo di questa legislazione è duplice. Da una parte c'è la funzione di garantire agli operatori economici che possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. E questo si realizza immettendo sul mercato dei prodotti conformi a determinati requisiti essenziali di sicurezza. La seconda funzione di questo quadro legislativo è garantire una protezione efficace e una maggiore tutela al consumatore. E questo implica che l'informazione e la trasparenza nei confronti del consumatore debba essere massima. Andiamo a vedere nel dettaglio questo quadro legislativo. Allora, per sintetizzarlo al massimo, dobbiamo pensare che le norme che ci riguardano direttamente, che riguardano questi prodotti, siano inserite in due grandi gruppi. Due gruppi che perseguono degli obiettivi, differenti. Il primo gruppo di disposizioni disciplina, gli aspetti relativi alla sicurezza e alla conformità tecnica intrinseca dei prodotti. Il secondo gruppo invece di informazioni, disposizioni si occupa di disciplinare l'informazione al consumatore ed impone che i prodotti offerti in vendita al consumatore debbano riportare determinate indicazioni obbligatorie minime. In questo secondo gruppo di disposizioni ricade la normativa sul tessile e sulle calzature, mentre nel precedente gruppo dedicato alla sicurezza dei prodotti ricadono i prodotti generici, gli elettrici, i DPI e i giocattoli. Entriamo maggiormente nel dettaglio di come funzionano questi due gruppi di norme, cominciando dal gruppo che disciplina gli aspetti della sicurezza e cominciamo dalle direttive nuovo approccio. Le direttive nuovo approccio sono un sistema integrato di norme cosiddette armonizzate e sono quelle direttive che richiedono sul prodotto l'apposizione del marchio CE.
Queste sono delle norme di settore e non norme di prodotto e definiscono per ogni settore dei requisiti essenziali di sicurezza di carattere molto generale, essendo norme settoriali, che i prodotti devono possedere per poter circolare liberamente. Un produttore che deve produrre un prodotto ricadente all'interno di queste direttive, per poter far sì che il suo prodotto risponda a questi requisiti essenziali di sicurezza, può avvalersi delle norme tecniche armonizzate. Le norme tecniche armonizzate indicano puntualmente come un prodotto deve essere realizzato. Sono delle norme quindi di prodotto, non di settore. C'è da dire che queste norme tecniche sono di applicazione volontaria, però le autorità degli Stati membri riconoscono ai fabbricanti che applicano queste norme per fabbricare i propri prodotti una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive. Il fabbricante, quindi, una volta che ha applicato al suo specifico prodotto quelli che sono i requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla direttiva attraverso le norme armonizzate, deve passare attraverso una serie di procedure di valutazione della conformità che sono sempre prescritte dalla normativa settoriale e a valle di tutto quanto questo percorso può finalmente marcare il suo prodotto CE. Dunque, passiamo adesso alla seconda norma afferente a questo gruppo che riguarda la sicurezza dei prodotti e che è la direttiva 2001/95 sulla sicurezza generale dei prodotti. Dunque, questa norma si applica a tutti i prodotti di consumo che non sono coperti dalla specifica normativa di armonizzazione e comprende svariate categorie di prodotto che passano dai articoli di puericoltura alle attrezzature da ginnastica, agli articoli di cancelleria e insomma molte altre categorie di prodotti. Essendo chiaramente il campo di applicazione di questa norma, l'obbligo di sicurezza non può passare attraverso la definizione di un requisito essenziale di sicurezza come prima, ma passa attraverso una definizione estremamente generale di quello che è un prodotto sicuro. La norma dice che si applica quindi a qualsiasi prodotto che in condizioni ragionevolmente prevedibili non presenti alcun rischio, quindi una definizione molto generale. All'interno di questa definizione però, che è molto generale, la direttiva stabilisce una serie di elementi a cui associa il concetto di sicurezza e tra questi elementi c'è anche l'etichettatura di prodotto, quindi etichettatura come elemento di sicurezza. L'etichettatura del prodotto comprende non solo il marchio CE, ma le informazioni sulla tracciabilità, le avvertenze e le informazioni relative a qualsiasi rischio inerente all'utilizzo del prodotto. Lo vedremo nel dettaglio poi negli esempi pratici. Anche per questa normativa esistono delle norme armonizzate. Purtroppo non sono presenti per tutti quanti i prodotti che ricadono all'interno di questa normativa e nel caso in cui le norme armonizzate comunque non fossero presenti, i produttori possono fare riferimento ad altre disposizioni comunitarie, nazionali, orientamenti e buone prassi, comunque per raggiungere l'obiettivo di fabbricare il prodotto in sicurezza. Una cosa che mi preme sottolineare è che per questa norma ha praticamente un carattere orizzontale. Questo vuol dire che va ad integrare quelle che sono le disposizioni della legislazione settoriale, non queste, ma queste, quando queste disposizioni non disciplinino gli aspetti della sicurezza del prodotto.
Ed infatti la normativa sui tessili e le calzature riguarda esclusivamente gli aspetti dell'informazione al consumatore e non ha al suo interno alcuna indicazione riguardante la sicurezza dei capi di abbigliamento e delle calzature. Per questo i prodotti tessili e le calzature sono soggetti anche alla disciplina sulla sicurezza generale che è stata recepita all'interno del nostro sistema legislativo dal codice del consumo. Ora entriamo nel dettaglio dei prodotti specifici, iniziando dal caso dei prodotti generici. Dunque, i prodotti generici, come abbiamo detto, ricadono all'interno della disciplina sulla sicurezza generale e in generale all'interno del decreto legislativo 6 settembre 2005 che è il codice del consumo. Dunque, il codice del consumo nasce con l'ambizioso progetto di mettere a sistema tutte quelle che sono le disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli anni in materia di tutela del consumatore e che fino a prima del 2015 erano state recepite dall'ordinamento italiano con diverse leggi. Tuttavia questo marasma di leggi nel nostro sistema normativo comportava una grande difficoltà da parte delle imprese nell'andare a rintracciare quelle che erano le norme applicabili al caso concreto. Quindi nel 2005 l'Italia si dota di questo strumento, di questo vero e proprio codice ed è uno dei primi paesi europei a farlo, codice che non si limita a mettere insieme tutte queste norme ma tenta in qualche modo anche di sistematizzarle. È un provvedimento che raccoglie quindi tutta la normativa a tutela del consumatore nelle sei parti in cui è suddiviso, sistematizza logicamente quelle che sono le regole che disciplinano l'atto del consumo. Per quanto riguarda l'oggetto della trattazione di oggi, le parti che ci interessano del codice del consumo sono la parte seconda che riguarda le norme sull'educazione e l'informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità e la parte quarta che disciplina la sicurezza e la qualità dei prodotti che rappresenta il recepimento, ripeto, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Approfondiamo anche un attimo la questione del campo di applicazione del codice del consumo perché ci serve per capire poi determinati aspetti più avanti. Il codice del consumo si applica in generale a qualsiasi prodotto destinato alla vendita o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Prevede però delle esclusioni, alcune esplicite come ad esempio i prodotti alimentari e i prodotti già disciplinati da norme tecniche specifiche. È importante approfondire questa esclusione dei prodotti disciplinati da norme specifiche perché nelle parti che ci interessano del codice del consumo, quindi la 2 e la 4, praticamente questa esclusione di carattere generale si declina in modo diverso e vediamo come. Allora, prendiamo la parte 2. La parte 2 del codice del consumo prevede all'articolo 6, 6 informazioni obbligatorie che devono essere presenti sulle confezioni di tutti quanti i prodotti generici. Queste informazioni sono la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome, la ragione sociale, marchio e sede legale del produttore o importatore, il paese di origine del prodotto se situato al di fuori dell'Unione Europea e poi l'eventuale presenza di materiali e sostanze che possono arrecare danno all'uomo, le istruzioni, eventuali precauzioni e destinazioni d'uso del prodotto. La parte 9i ci indica che il linguaggio dell'etichetta deve essere in italiano se il prodotto è commercializzato in Italia. Questo vuol dire che i prodotti di importazione, qualora il fabbricante non abbia provveduto a inserire le informazioni in italiano,
devono essere comunque in italiano, quindi dovrà provvedere l'importatore, mentre al contrario, se il prodotto dall'Italia è destinato al mercato europeo o a un mercato extra UE, deve comunque avere in etichetta le informazioni tradotte in una lingua comprensibile al paese di destinazione. Dunque, se il prodotto, quindi, no, allora, quello che adesso mi preme è andare a leggere è l'articolo 8. Dunque, l'articolo 8 ci dice che sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa parte del codice del consumo e non in generale del codice del consumo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie. Quindi, per questa parte che riguarda l'informazione al consumatore, il codice del consumo non si applica ai prodotti soggetti a direttive settoriali, come prodotti elettrici, DP, eccetera, ma non si applica neanche ai prodotti tessili o alle calzature, in quanto questi prodotti tessili e queste calzature sono prodotti oggetto di specifiche disposizioni riguardanti già l'informazione al consumatore. Passiamo adesso invece alla parte quarta del codice del consumo, ripeto, la parte di recepimento della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. L'articolo 104 che cosa ci dice? Ci dice che cosa deve essere riportato in etichetta per quanto riguarda la parte di sicurezza. Deve essere riportato in etichetta, il produttore deve fornire tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi. Queste informazioni diciamo che sono in gran parte le cosiddette avvertenze. Inoltre il produttore è tenuto a adottare tutte le misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito a consentire che cosa? Che il consumatore possa essere informato sia sui rischi connessi all'uso del prodotto e possa intraprendere delle iniziative opportune per evitare tali rischi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio che se un prodotto è difettoso o provoca un incidente, il consumatore deve poter risalire al produttore o segnalare questo alle autorità di vigilanza. Il produttore, che a sua volta viene a conoscenza della segnalazione, deve poter richiamare il prodotto sul mercato. Affinché tutto questo sia possibile, è necessario che il subprodotto, e questo all'articolo 4 al comma 4 dell'articolo 104, il codice ci dice che è necessario inserire in etichetta l'identità e gli estremi del produttore, perché deve essere comunque rintracciabile dal consumatore e dalle autorità di vigilanza. E in etichetta deve essere messo il riferimento al tipo di prodotto, quindi deve essere rintracciabile il prodotto in modo tale che possa eventualmente, in presenza di rischi, essere richiamato dal mercato. Allora, quindi è chiaro che serve un indirizzo e gli estremi del prodotto, quindi lotto, codice a barre e così via. Adesso vediamo invece l'articolo 102 del codice che definisce il campo di applicazione, quindi ci dice a chi si applica questa... A chi si applica questo genere di informazioni, a chi è tenuto a dare queste informazioni qui. Dunque, l'articolo 102 ci dice che le disposizioni di questo titolo, quindi relative alla sicurezza dei prodotti, si applicano a ciascuna delle disposizioni si applica laddove non esistono nell'ambito della normativa vigente disposizioni specifiche
aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. Quindi questa parte del codice del consumo si applica oltre che ai prodotti generici, anche ai prodotti tessili e alle calzature, perché in etichetta i prodotti tessili e le calzature devono quindi riportare, oltre che alla composizione del prodotto, quanto previsto dall'articolo 104,4, quindi riferimenti del produttore e riferimenti relativi al prodotto. Adesso riportiamo l'esempio di un'etichetta dei contenuti. Di un'etichetta per un prodotto di puericoltura, seggioloni. Dunque, gli articoli di puericoltura, non essendo disciplinati da specifiche disposizioni comunitarie in materia di etichettatura e di informazione al consumatore, né in materia di sicurezza, ricadono a pieno titolo sia nella parte seconda che nella parte quarta del codice del consumo. Quindi, in etichetta e a corredo del prodotto abbiamo visto, dovranno essere presenti tutte le informazioni che abbiamo visto prima, quindi denominazione legale di prodotto merceologica, nome e indirizzo del produttore, paese d'origine, eccetera. In aggiunta a quelle informazioni, e ripeto, questo fa parte dell'etichettatura dei prodotti, quindi non sono informazioni aggiuntive. Devono essere presenti determinate informazioni che, nel caso fortunato dei seggioloni, sono prescritte in maniera molto dettagliata da una norma tecnica armonizzata che è l'AEN 14988. Questa norma tecnica ci fornisce la descrizione del prodotto che va inserita in etichetta, quindi la destinazione d'uso chiara del prodotto. Sull'imballaggio, ovviamente nelle lingue ufficiali del paese di commercializzazione, deve essere presente l'avvertenza per evitare il rischio di soffocamento, rimuovere prima di utilizzare questo articolo, siamo nell'imballaggio, questa copertura deve essere distrutta o mantenuta lontano dalla portata dei bambini. Sul prodotto deve essere invece indicata la data della norma tecnica che è stata adottata per la costruzione del seggiolone e l'avvertenza: attenzione a non lasciare il bambino incustodito. Ancora, sulle istruzioni per l'uso ci deve essere scritto: importante conservare per future consultazioni. La norma ci dice anche la dimensione minima per scrivere queste istruzioni di uso. E poi devono essere riportate obbligatoriamente queste avvertenze. La norma ci dà anche delle informazioni addizionali che sono facoltative. Quelle che abbiamo letto prima invece sono obbligatorie se il produttore applica la norma, dichiara di aver applicato la norma tecnica. È importante capire che le norme tecniche sono di applicazione volontaria, però se il fabbricante dichiara di aver utilizzato una norma tecnica e lo scrive in etichetta, allora le informazioni devono essere esattamente quelle che indica la norma tecnica. Passiamo adesso ad un'altra categoria di prodotti, che è quella dei prodotti elettrici. Dunque, i prodotti elettrici ricadono nella tipologia di prodotti coperti dalle normative settoriali che richiedono l'apposizione della marcatura CE. Il materiale elettrico a bassa tensione deve sottostare alla direttiva 2014/35 e al decreto legislativo di recepimento nazionale. Il campo di applicazione. Il campo di applicazione è importante. Il campo di applicazione dunque si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro limiti di tensione compresi tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e 75-1500 volt in corrente continua, quindi bassa tensione. La normativa prevede anche delle esclusioni esplicite, alcune ovvie, come ad esempio che sono i materiali elettrici ad uso clinico, altre un po' meno scontate.
ad esempio, ricadono nel campo di applicazione della direttiva a bassa tensione i caricabatterie, gli avvolgicavo, le prolunghe, le ciabatte e i cordoni prolungatori, ma per esempio le prese, le spine e gli adattatori non sono considerati, cioè non sono considerati prodotti elettrici, non ricadono nel campo di applicazione di questa direttiva, ma rientrano nel campo di applicazione della sicurezza generale dei prodotti o codice del consumo. Andiamo a vedere nello specifico che cosa prevede la direttiva sulla bassa tensione a livello di informazioni. Allora abbiamo da inserire in etichetta. Innanzitutto abbiamo la marcatura CE. Dunque la marcatura CE deve essere apposta sull'apparecchio o sull'eventuale imballaggio o su documenti d'accompagnamento ed esiste una dimensione minima di questa marcatura che è di 5 mm all'altezza. Deve corrispondere ovviamente esattamente a questo tipo di grafica. Poi la norma prescrive che ci sono delle informazioni identificative di prodotto e poi ancora l'indirizzo di contatto del fabbricante. Qui la norma lo chiede proprio in maniera specifica, deve essere un indirizzo, l'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le indicazioni di contatto, va bene, devono essere in lingua italiana. Allora, l'indirizzo di contatto è un indirizzo fisico, non deve essere una mail, non deve essere un sito web. E poi abbiamo ancora da indicare a corredo del materiale quelle che sono le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, che sono praticamente le avvertenze e i cosiddetti dati di targa. I dati di targa sono questi e devono essere presenti su ogni prodotto elettrico e sono la tensione nominale, la frequenza, la corrente assorbita o potenza nominale e la classe di isolamento espressi con queste unità di misura. Questi devono essere presenti sempre per ogni prodotto. Poi ci sono delle istruzioni specifiche di informazioni e simboli grafici che sono indicati dalle norme tecniche armonizzate e sono particolari per ogni tipologia di specifica di prodotto. Dunque, un esempio di etichettatura per i ventilatori. I ventilatori devono riportare in etichetta appunto i cosiddetti dati di targa che abbiamo visto prima, quindi tensione, potenza e frequenza, il simbolo dell'isolamento se di classe 2 o di classe 3 e nel caso dei ventilatori anche il grado di protezione dagli involucri che viene definito attraverso determinati codici. Questi sono dati che sono presenti anche sull'imballaggio. Poi a corredo del prodotto la norma tecnica di riferimento dei ventilatori, che è questa qui, prevede anche delle ulteriori indicazioni, quindi riferimento alla norma, se il produttore l'ha applicata, la portata massima di aria, i valori di esercizio, il consumo elettrico, la potenza sonora addirittura e la velocità massima dell'aria. Un'avvertenza ancora deve essere presente, attenzione non coprire, che può essere messa o con un ideogramma oppure con la dicitura. E poi qui ho riportato soltanto una avvertenza di una lunga serie di avvertenze che sono che è obbligatorio inserire all'interno delle istruzioni di un ventilatore. Io ne ho lette circa una cinquantina, ovviamente non aveva senso riportarle qui, comunque ci sono e la norma prescrive che debbano essere presenti a corredo del prodotto. Passiamo adesso ad un'altra categoria di prodotti che sono i prodotti disciplinati dalle direttive settoriali nuovo approccio e sono i dispositivi di protezione individuale. Dunque, iniziamo con il dire che i dispositivi di protezione individuale sono classificati secondo tre categorie di rischio
noi trattiamo soltanto, facciamo un esempio, dei DPI cosiddetti di prima categoria, essendo questa particolare classe di DPI oggetto di vigilanza sul mercato da parte delle Camere di Commercio. Allora, la prima categoria di DPI comprende esclusivamente i rischi minimi, che possono essere lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole, lesioni meccaniche superficiali e contatto prolungato con l'acqua, insomma, cose di questo genere. Un esempio di DPI di questo tipo, quindi per l'esposizione al sole, sono gli occhiali da sole. Per le lesioni meccaniche superficiali possiamo immaginare i caschi da skateboard oppure i protettori per i polsi e le ginocchia o i gomiti, le gomitiere, insomma le attrezzature per lo sport, sport amatoriale, oppure nel caso di DPI proteggano dal contatto prolungato con l'acqua possiamo pensare alle maschere da sub oppure agli occhialini da nuoto. E vabbè, insomma, così via. Andiamo a vedere l'ambito di applicazione dei DPI. I DPI, dunque, sono dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza, ma sono DPI anche i componenti interscambiabili dei DPI e i loro sistemi di collegamento. Ad esempio, nel caso degli occhiali da sole, se noi andiamo a comprare delle lenti intercambiabili di occhiali da sole, anche queste, se non sono diciamo montate sulla montatura, devono essere considerate DPI e marcate allo stesso modo di un occhiale da sole completo. Andiamo a vedere qualche esempio di esclusioni. Dunque, allora, qui ho riportato così. Dispositivi per la protezione delle orecchie. Sono considerati DPI di terza categoria le apparecchiature di protezione per l'udito, però ad esempio i tappi per le orecchie per il nuoto o per volare non sono considerati, non ricadono proprio nell'ambito di applicazione della direttiva sui DPI, ricadono nell'ambito di applicazione del codice del consumo. Allora, poi gli esempi che abbiamo visto, che vi ho fatto prima, di dispositivi per la protezione degli occhi, quindi gli occhialini e le maschere da sub o nuoto sono di prima categoria, come anche gli occhiali da sole e le maschere da sci, però per esempio le visiere incorporate nei caschi per uso con veicoli a motore a due o tre ruote non sono considerate DPI, prevedono l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti. E ancora, dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto, sono considerati DPI le imbragature, cinturini per cosce, le cinture e tutti gli accessori destinati a fissare una persona o una struttura in ambito in uso privato e professionale per il lavoro in quota, per le cadute da barche, sono DPI di terza categoria. Non sono DPI, per esempio, le imbragature per uso con il paracadute o parapendio o deltaplani. Questi ricadono anche essi all'interno della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti o codice del consumo. Altro esempio, dispositivi per la protezione della testa sono di prima categoria, ad esempio dispositivi per fornire protezione del cuoio capelluto contro gli impatti minori, come ad esempio i caschi per bambini quando i bambini incominciano a camminare, non sono compresi nell'ambito di applicazione dei DPI i caschi per motociclisti. Andiamo a vedere la normativa, che cosa prevede, quindi la direttiva, che cosa prevede per quanto riguarda le istruzioni di carattere generale che devono essere presenti in etichetta per un DPI. Quindi la marcatura CE, come sempre l'identificativo del prodotto e l'identificativo del produttore. Un elemento nuovo che non abbiamo visto essere presente nelle altre direttive è la disponibilità al consumatore della dichiarazione di conformità, che o deve essere allegata al prodotto oppure deve essere indicato un indirizzo internet dove è possibile accedere a questa documentazione.
Dunque, la dichiarazione di conformità è un elemento che è comune a tutte quante le direttive settoriali e comunque deve essere prodotta dal fabbricante obbligatoriamente. Quindi non solo per i DPI, ma anche per i prodotti elettrici, anche per i giocattoli e così via. Però, nel caso particolare dei DPI, il fabbricante è tenuto obbligatoriamente a rendere disponibile questo documento anche al consumatore finale. All'interno dei DPI, a corredo dei DPI, devono sempre essere inserite le istruzioni e le informazioni relative al magazzinaggio, all'impiego, alla pulizia, alla manutenzione, quelle che sono le caratteristiche prestazionali del DPI, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e anche, questo è un altro elemento diverso rispetto alle altre norme, la scadenza del DPI. La scadenza del DPI come elemento normativo nuovo che non abbiamo visto perché in questi particolari tipi di prodotti le caratteristiche prestazionali possono venire a mancare dopo un determinato tempo di utilizzo, quindi è necessario inserire anche questa informazione. E poi il riferimento al regolamento e alle norme armonizzate se utilizzate. Oltre queste istruzioni che sono previste dalla direttiva sui DPI, devono essere inserite sui DPI anche istruzioni specifiche indicate dalle norme armonizzate se utilizzate. Andiamo a vedere ad esempio il caso dell'etichettatura di un occhiale da sole. Dunque, la norma di riferimento è la EN 12.312 e prevede che all'interno delle istruzioni, all'interno delle avvertenze a corredo degli occhiali da sole debba essere inserito il riferimento alla norma, il tipo di filtro dell'occhiale da sole, se fotocromatico o polarizzante, il numero della categoria di filtro, e le categorie di filtro per gli occhiali da sole sono 4, e diciamo allora il numero della categoria di filtro dovrebbe essere apposto sulla montatura, mentre a corredo del prodotto dovrebbe essere messa una tabella dove si legge praticamente che cosa vuol dire quella categoria di filtro con il quale abbiamo marcato il nostro occhiale, cioè se l'occhiale è una categoria di filtro 0 all'interno delle istruzioni ci deve essere scritto che occhiale di categoria di filtro 0 è un occhiale da sole di colore chiaro con questo ideogramma per far capire al consumatore che è un occhiale adatto a vedere anche in condizioni di luce scarsa. Per le categorie di filtro 4, quindi per gli occhiali molto scuri, è prevista obbligatoriamente anche l'avvertenza non adatto all'uso in strada, con una determinata con il simbolo oppure in forma scritta, sempre con delle dimensioni comunque minime. Allora qui, se l'ottico esegue un trattamento antisolare su lenti correttive, diventa a tutti gli effetti un fabbricante sì, perché un occhiale da vista è un dispositivo medico. Però se l'ottico lo rende anche occhiale da sole, diventa anche un dispositivo di protezione individuale e quindi l'ottico deve fornire al consumatore queste istruzioni anche. Andiamo avanti con i giocattoli. Dunque, anche questi sono dei prodotti coperti da normativa settoriale, richiedono la marcatura CE e dunque la direttiva di riferimento è la 2009/48 con il decreto legislativo di attuazione. Per i giocattoli elettrici, scusate, si applica contemporaneamente sia la normativa relativa ai giocattoli che la normativa relativa ai prodotti elettrici. Leggiamo il campo di applicazione.
Giocattoli sono quei prodotti progettati e destinati in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati per i fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. La norma è, la definizione è molto ampia e suscettibile di essere ritenuta poco chiara, tant'è che nonostante la norma preveda delle esclusioni esplicite, il settore dei giocattoli rimane comunque un settore che presenta una cospicua quantità di prodotti cosiddetti in zona grigia, cioè di prodotti un po' borderline che possono essere attraenti sia per un adulto che per un bambino. Questo chiaramente è molto pericoloso perché sul mercato si trovano purtroppo un sacco di prodotti che non sono dichiarati dei giocattoli dai fabbricanti, ma possono appunto essere attraenti per i bambini, per questo sono molto pericolosi, perché non rispettano i requisiti molto stringenti e che sono previsti dalla normativa sui giocattoli. Per questi prodotti, in zona grigia, la Commissione europea ha redatto una serie di guide specifiche disponibili sulle pagine della Gazzetta Ufficiale della Commissione europea per aiutare i fabbricanti a classificare correttamente prodotti di questo tipo. Dunque, vediamo la norma che cosa prevede. Obbligatoriamente come etichettatura dei giocattoli, quindi ancora le informazioni le informazioni sono sempre le stesse, cioè la marcatura CE, l'identificativo del prodotto e del produttore o dell'importatore e poi le avvertenze, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza ancora in lingua italiana o nello stato o nella lingua dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato. Poi ci sono delle avvertenze che sono previste sempre dalla direttiva sui giocattoli e che sono sia di tipo generale e quindi diciamo che a seconda della tipologia di giocattolo si possono applicare o meno, e sono l'età minima o massima, il peso minimo o massimo, la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto, e poi delle avvertenze specifiche, ad esempio questa molto importante, quindi destinata ai giocattoli che non sono destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Tutte le avvertenze, ci dice la normativa sui giocattoli, devono essere precedute dalla parola avvertenza o avvertenze. Poi ci saranno, oltre queste informazioni, delle avvertenze specifiche che sono elencate dalle specifiche norme armonizzate. Un esempio di etichettatura è un esempio pratico di etichettatura per i giocattoli nautici. I giocattoli nautici sono i materassini, canottini, ciambelle e così via. E questi giocattoli sull'imballaggio e sul foglio illustrativo devono prevedere l'avvertenza attenzione non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Sul giocattolo, inoltre, sul suo imballaggio, ancora c'è un'avvertenza, attenzione, utilizzare solo in acque dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la supervisione di un adulto. Questa avvertenza, in particolare sul giocattolo, deve essere indelebile, di un colore che contrasti ovviamente con il corpo del giocattolo e deve avere un'altezza minima dei caratteri e deve essere apposta, a 100 mm o meno da una delle valvole di gonfiaggio. Quindi qui addirittura c'è anche l'indicazione di dove mettere l'avvertenza. Non sono considerati giocattoli, e qui c'è proprio l'esempio della ambiguità in cui si ricade a volte nel campo leggendo il campo di applicazione di una norma, non sono considerati giocattoli, ad esempio, i salvagenti a mutandina. Questi non sono considerati neanche ausili per il nuoto, in quanto la funzione è quella di permettere al bambino di familiarizzare con l'acqua e non di apprendere delle tecniche di nuoto. Questi salvagenti a mutandina rientrano nel campo di applicazione del codice del consumo, quindi non devono essere marcati CE come i giocattoli. Mentre diverso è il caso dei braccioli, dei giubbottini galleggianti o in genere degli aiuti per il galleggiamento,
che anche se venduti all'interno dei negozi di giocattoli, non sono giocattoli, ma sono dispositivi di protezione individuale di prima categoria. Quindi sono marcati CE, ma rispetto a determinati requisiti che non sono quelli richiesti dai giocattoli. Passiamo adesso ai prodotti tessili. Allora, i prodotti tessili, qui ho riportato tutta la normativa completa che interessa il settore tessile, ma le norme importanti da tenere presente per l'etichettatura sono tre. Sono il regolamento comunitario 1007/2011, il decreto legislativo 194 e il codice del consumo per la parte relativa alla sicurezza dei prodotti, quindi articolo 102-113 parte quarta del codice. L'ambito di applicazione della normativa sui tessili dunque si applica a qualsiasi prodotto che è esclusivamente fatto da fibre tessili, ma anche a quei prodotti che sono costituiti almeno dall'80% in peso di fibre tessili. Ora vediamo cosa è possibile, cosa dobbiamo, è obbligatorio inserire in etichetta. Allora, innanzitutto occorre porre attenzione alla lingua ancora, perché per i prodotti commercializzati in Italia la composizione va scritta in italiano, mentre se il prodotto è commercializzato fuori, è meglio inserire una etichetta multilingue. Elemento obbligatorio principe dell'etichettatura ovviamente è la composizione fibrosa. Occorre inserire all'interno dell'etichetta esattamente la composizione fibrosa esatta di tutte le fibre in ordine decrescente di peso. E aggiungo che questa indicazione della percentuale fibrosa del prodotto che appare in etichetta deve essere riportata esattamente anche sulle fatture e sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto. Non si possono utilizzare abbreviazioni o comunque altre terminologie che non sono previste dalla norma. Si possono utilizzare i codici meccanografici purché all'interno del documento commerciale ne sia spiegato il significato commerciale. Altro elemento obbligatorio che occorre inserire in un'etichetta tessile è questo, l'eventuale presenza di parti di origine animale, quindi di parti non tessili. Facciamo l'esempio di un piumino d'oca, non va bene inserire all'interno dell'etichetta la dicitura imbottitura in piume d'oca, ma deve essere inserita all'interno dell'etichetta esattamente questa frase, cioè basta inserire questa frase, contiene parti non tessili di origine animale. Poi se si vuole mettere a parte anche l'indicazione magari che c'è il bottone madreperla, ma non fa parte dell'etichettatura obbligatoria prevista dai prodotti tessili. Altra informazione importante da mettere in etichetta, non importante, obbligatoria, è l'identità e gli estremi del produttore o dell'importatore, se il produttore è al di fuori dell'Unione Europea, e il riferimento al tipo partita di prodotti di cui fa parte, questo per quanto è prescritto dal codice del consumo articolo 104. Dunque, importanti sono anche queste esclusioni, leggiamole dunque, sono esclusi dall'etichettatura i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti, imprese che non danno luogo a cessione a titolo oneroso del prodotto e i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi. Allora, l'articolo 4.2 del regolamento sui tessili specifica che i sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi sono esonerati dall'obbligo di etichettare i propri prodotti
solo a condizione che questi prodotti siano confezionati su misura per il cliente, quindi siano dei prodotti personalizzati, cioè dei capi unici. Solamente in questo caso si ricade in questa esclusione del regolamento. Allora, l'etichetta deve essere saldamente attaccata al capo, può essere stampata, cucita o essere legata al capo con dei cordoni. L'importante è che sia inseparabile dal capo, quindi non facilmente rimovibile, perché l'etichetta deve accompagnare il capo nella vendita fino a quando sarà il consumatore finale a toglierla. Allora, vediamo qualche esempio di etichettatura. Allora, il regolamento dice che se un prodotto è composto interamente da una stessa fibra tessile, si possono utilizzare per indicare in etichetta questa fibra, queste diciture e solo queste, quindi 100% puro e tutto. Quindi per un capo in cotone possiamo scrivere cotone 100%, tutto cotone o puro cotone, ma non possiamo scrivere solo cotone oppure cotone. Queste sono sbagliate. Ora, sui prodotti dichiarati puri, il regolamento ci dice anche che è ammessa la presenza di fibre strane pari a queste caratteristiche qui, 2% se giustificata da motivi tecnici e 5% in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato. Allora, per quanto riguarda invece i prodotti tessili composti da più fibre, abbiamo visto che l'etichettatura prevede la denominazione e la percentuale in peso di tutte quante le fibre in ordine decrescente. E dunque, quindi questa è un esempio di etichetta fatta correttamente, quindi tutte le fibre presenti in ordine decrescente. Questo evidentemente è un esempio di etichetta sbagliato perché l'ordine non è rispettato. Questo è un esempio di etichetta sbagliato perché le fibre vanno indicate proprio tutte. E ancora un esempio, dunque, la deroga, sì, la deroga. Dunque, il regolamento prevede per i prodotti tessili composti da più fibre, nel caso in cui una fibra rappresenti fino al 5% del peso totale o fibre rappresentino collettivamente il 15% del peso del totale del prodotto tessile, esse possono essere indicate con la dicitura altre fibre. Quindi questa è un'etichetta corretta, ma se volessimo inserire l'etichetta altre fibre per questi due componenti, possiamo farlo, perché ricadiamo con questa percentuale all'interno di questa deroga. È sbagliato invece inserire cotone almeno 85%, questo non si può fare. Adesso passiamo dunque dalle informazioni obbligatorie. Oltre alle informazioni obbligatorie ci sono delle informazioni diverse che possono essere usate ma non sono obbligatorie all'interno dell'etichettatura dei prodotti, ed è il caso dell'etichettatura di manutenzione mediante segni grafici che ormai troviamo praticamente su tutti i capi e che ha l'obiettivo di fornire al consumatore finale quelle che sono le corrette informazioni per trattare il capo una volta acquistato. In Italia l'etichettatura di manutenzione mediante segni grafici è stata recepita da questa norma tecnica. Questa norma fa riferimento all'utilizzo di simboli di manutenzione Ginetex. Ginetex è l'Associazione Internazionale per l'Etichettatura dei Prodotti Tessili. E questi simboli indicano il trattamento massimo previsto che può avere un capo e devono essere riportati in una sequenza standardizzata esattamente in questo ordine. Dunque, questi simboli grafici sono di proprietà della Ginetex e quindi sono dei marchi internazionali. Sono dei marchi registrati in una serie di paesi nel mondo, tra cui anche l'Italia. Questo significa che utilizzare questi simboli in Italia è possibile
soltanto pagando una royalty alla Genetex. Tuttavia però ricordiamo che l'uso di questi simboli non è obbligatorio in etichettatura e quindi ciascun operatore può esprimere le informazioni sulla manutenzione del proprio prodotto come vuole, attraverso dei simboli che ovviamente non saranno questi, ma saranno altri, o anche a parole. Allora, calzature. Ultima categoria di prodotti che presentiamo sono le calzature. La normativa di riferimento è la direttiva 94/11 e il suo decreto di recepimento e il codice del consumo ancora una volta. Il campo di applicazione delle calzature sono tutti i prodotti dotati di suole volte a proteggere o a coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, che devono quindi anche essere etichettate. Sono escluse ovviamente le calzature usate, le calzature che sono dei giocattoli oppure le calzature che sono considerati dispositivi di protezione individuale. Per quanto riguarda l'etichetta delle calzature, essa può essere anche un adesivo e deve essere presente almeno all'interno di una scarpa e deve contenere la composizione, deve contenere com'è composta la calzatura, quindi deve contenere le informazioni relative al materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge l'80%, l'etichetta deve recare informazioni su due dei materiali principali. L'etichetta deve indicare anche l'identità e gli estremi del produttore e il riferimento ancora al tipo di prodotto per poterlo rintracciare, quindi riferimento al tipo di partita, lotto, e codice a barre, eccetera. Questa informazione da codice del consumo. Ancora l'etichetta deve essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro sul cui territorio le calzature sono messe a disposizione e nei luoghi di vendita c'è questo ulteriore obbligo, che è un obbligo previsto dal recepimento nazionale, non è un obbligo della direttiva sulle calzature, che nei luoghi di vendita deve essere apposto in modo chiaramente visibile un cartello illustrativo con questa simbologia utilizzata in etichetta. Questo obbligo chiaramente è un obbligo del distributore, quindi del negoziante e non del fabbricante. Dunque, in etichetta quindi deve essere, ribadisco, utilizzata questa simbologia e queste diciture esattamente in questo modo. Un esempio di etichetta delle calzature, una calzatura fatta in cuoio dove sia per la tomaia che per il rivestimento della tomaia che per la suola interna devono essere indicati i materiali di cui è fatta. Non va bene questa indicazione complessiva, ogni componente deve avere accanto il suo materiale o i materiali di cui è fatto. Non va bene neanche l'utilizzo di altri marchi in etichetta che possono lontanamente richiamare, diciamo a livello grafico, il cuoio, ad esempio. Non va bene, insomma, devono essere presenti questi simboli qui. E io ho finito con la mia trattazione e quindi adesso passo la parola a Salvatore. Sono nelle tue mani anche dal punto di vista, diciamo, delle slide. Sì, buongiorno, dottoressa Di Girolamo. Salve, Sono la dottoressa eccoci. Teresa Giorgini. Purtroppo Salvatore al momento è Ah, preso da sì, un'altra no, riunione, quindi certo, sì. intervengo io Sì. di sposta in sua vece. Innanzitutto la ringrazio per l'intervento molto esaustivo. Grazie. E adesso chiederei ai partecipanti presenti se hanno eventualmente delle domande da porle.
possono utilizzare la funzione domanda e risposta, quindi la chat. Magari rimaniamo ancora online 5 minuti per vedere se appunto i partecipanti hanno delle domande da formulare. Nel frattempo, ecco, magari ricordo soltanto che da poco abbiamo attivato lo sportello etichettatura non soltanto per i prodotti alimentari, ma anche per i prodotti non alimentari, e quindi potrete usufruire di questo servizio con la collaborazione della dottoressa Di Girolamo e delle sue colleghe, anche appunto per tutti i prodotti che sono stati trattati in quest'ora di presentazione. Attendiamo quindi eventuali domande. Vi ringrazio. Ecco, non sono state formulate delle domande, quindi ritengo che l'intervento della collega sia stato più che esaustivo, per cui io direi di concludere quindi qui questo webinar, questo incontro. Vi ricordo comunque che nel caso in cui abbiate dei quesiti potete appunto usufruire del servizio sportello etichettatura, e ringrazio nuovamente la dottoressa Di Girolamo. Grazie. E tutti i partecipanti, Union Camere Calabria che ci ha consentito di organizzare questo evento, e auguro a tutti una buona giornata. Grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti.